Si era registrato per intervenire il dottore Luigi Abbate, consigliere comunale di Taranto. Buonasera e saluto con piacere questa iniziativa dell'onorevole De Luca. Ho avuto modo di conoscerlo giorni fa e ho scoperto riscoperto perché già era evidente la sua genuinità, la sua forza e il suo impegno. Io sono un giornalista di Taranto, sono noto per la famosa, per le tante battaglie inerenti alla difesa del territorio contro l'ILVA che inquina e uccide. Sono il giornalista che fui oggetto delle risate dell'ex governatore Vendola nella famosa intercettazione. Ho fatto della battaglia contro l'ILVA e della difesa di Taranto e della vita dei tarantini la mia ragione di vita. Dopo aver svolto l'attività di giornalista per 21 anni ho deciso di candidarmi, mi sono candidato sindaco nel comune di Taranto, ho conseguito il 5%, sono scattato in consiglio comunale con una lista civica trasversale a tutto e a tutti, come vedo essere Sud chiama Nord. Questa volontà di essere trasversali, di spaccare un sistema logoro, un sistema che ormai è decadente, beh, questa volontà mi entusiasma, mi illumina. Sarebbe stato facile anche per me cedere alle varie profferte, tanto si sa le amministrazioni comunali possono elargire prebende, possono elargire incarichi così a getto continuo, a cascata. Dobbiamo riflettere sul fatto che gli italiani sono stanchi della politica, della cattiva politica. Pensiamo all'astensionismo massiccio, pauroso che abbiamo riscontrato nelle tornate elettorali regionali, appunto le ultime. E questo ci deve far capire molto. Dobbiamo dare delle risposte. Ben venga l'idea di federare, di unire le varie realtà. E come mi diceva Cateno in questo colloquio avuto giorni fa, è giusto che ognuno resti, sia padrone in casa sua, ma contemporaneamente entri in un discorso più ampio, più sinergico, come in un condominio. Ecco, faccio la metafora del condominio. Ci sono vari condomini, ognuno ha casa sua, però c'è un minimo comune denominatore. Ci sono dei punti per i quali appunto dobbiamo combattere una battaglia insieme. Una battaglia che diventa ancora più forte se consideriamo che le ideologie sono cadute. Dopo Almirante e Berlinguer, ora assistiamo a un trasformismo pauroso, a salti della quaglia inauditi, inimmaginabili. Ben venga l'idea di federare e ben venga la volontà di ognuno di noi di avere una speranza. Sud chiama Nord, dobbiamo eliminare queste contrapposizioni tra Mezzogiorno e Settentrione. L'Italia è una e una sola, ma è giusto che il Sud chiami il Nord. Più volte io ho detto nella mia esperienza di consigliere comunale, di giornalista prima, Taranto chiama e il Sud risponde. Taranto chiama e il Nord risponde. Ecco, sembravano queste parole quasi, come dire, profetiche, propedeutiche, no? A questo discorso più ampio. Volgo davvero al termine e dico, è una sfida difficile, molto difficile, ma dico che ognuno di noi quando si sveglia la mattina deve avere una cometa da inseguire. Questa cometa può e deve essere Sud chiama Nord. Grazie. Bravo.